Museo Correale di Sorrento per l'ultimo atto dedicato alla mostra Salvator Rosa, Giovane Salvator Rosa, vale a dire l'arrivo di questo quadro meraviglioso messo a disposizione dal Museo Filangieri. Ricordiamo che tra il Museo Filangieri e il Museo Correale c'è una simbiosi genetica relativa alla nascita. I Correale, Alfredo e Pompeo, fiancheggiarono il Filangieri quando 10 anni prima della fondazione del Museo Correale istituì a Napoli questo che era. Poi le strade si sono separate perché il Museo Filangieri è assurto a Museo della Sovrintendenza e quindi è statale, mentre invece il Correale è rimasto fondazione privata. Ha messo a disposizione questo quadro meraviglioso, le vicissitudini sono state lunghe, oggi all'antivigilia dell'Immacolata 2015, qualche settimana dopo l'inaugurazione ufficiale della mostra su Salvator Rosa, ma sentiamo le problematiche e perché è importante questo quadro. Siamo in una sala in cui 3 sono i quadri a supporto del quadro di Salvator Rosa, 3 quadri di Micco Spadaro, Domenico Gargiulo, questo professionista del tempo, servono a supportare gli insegnamenti giovanili ricevuti dal Salvator Rosa, importantissimo. Domenico Spadaro è un po' il reporter di questi anni del 1645-1650, lui riesce a raccontare scene di mare, scene di vissuto di piazza e anche dettagli e particolari con questo quadro meraviglioso che è La Fortuna. Dottor Fienga, vuole essere così gentile da raccontarci questo ultimo atto e l'importanza di questo quadro nel contesto, ma soprattutto siamo curiosi di sapere il perché è arrivato qualche settimanina in ritardo. Questo, vabbè, è arrivato qualche settimanina in ritardo, sempre a dimostrazione delle problematiche che ci sono in Italia per fare questo genere di mostre e questo genere di eventi. Purtroppo ci sono stati dei ritardi dovuti alla burocrazia, al ministero, alle autorizzazioni e ovviamente poi dopo tutto si è sfalsato ed è diventato lungo. Questo anche perché in realtà, come sappiamo, la mostra è stata in realtà organizzata in un tempo brevissimo, quindi diciamo questo è stato l'unico intoppo di una macchina che poi in realtà ha funzionato abbastanza bene. E questo non solo, anzi ne approfittiamo per aprire nei vostri confronti un omaggio, una stretta creditizia, perché sono nell'ultimo quindicina di giorni abbiamo visto altre operazioni culturali con questa parolina magica che è il crowdfunding. Un po' su tutta la campagna e non solo, si stanno svolgendo una serie di operazioni anche sul romano, sia per l'aspetto archeologico che per l'aspetto artistico. La parolina magica è crowdfunding, che come abbiamo già detto e preannunciato in un articolo su Positano News attinge un po' all'idea medievale di raccolta collettiva per la costruzione della grande chiesa, della grande cattedrale, delle grandi opere, dei grandi finanziamenti fatti con i soldi del popolo. Questa piccola, semplice, naturale idea ha permesso di fare delle cose e il dottor Fienga è stato eletto, non da noi certamente, bensì dal Sole 24 Ore, posto in quarta di pagina per questa piccola, geniale, grande idea che permette poi di sciogliere, ha dato la stura a una serie di... è vero? Sì, siamo stati... Voi che non vivete solo a Napoli, ma avete anche il respiro e la eco tra Roma e Milano di cose che si svolgono. Sì, no, ma in realtà questa è stata un evento quasi apripista in Italia, proprio in generale, non solo qui in Campania. Comunque è questo poi alla fine che deve essere, insomma, uno si prende la paternità di certe operazioni e poi certe operazioni devono fare da input per il lancio di tante altre. E questo quadro è importante, questo quadro che è arrivato, perché non solo completa questa piccola sezione dedicata a Domenico Gargiulo, che in questa mostra è fondamentale perché crea proprio questo confronto con Salvator Rosa, e che è stato fortemente voluto dalla curatrice, questo rapporto con i suoi maestri o i suoi coevi, ma poi in realtà è anche qui in parallelo con il quadro del Museo Correale, dove ci si può ritrovare guardandoli insieme diversi riferimenti, e come dici tu chiude quel cerchio
del gemellaggio fra il Filangieri e il Museo Correale. Importantissimo. Soprattutto la Salvator Rosa diventerà, una volta che esce da Napoli e assurge alla Roma papalina, filosofo, pensatore, scriverà dei versi particolari, si occuperà di magia, ma sotto l'aspetto non medico, bensì filosofo, quindi diventerà la curiosità e l'obiettivo che si è posto questa mostra era quello di capire dove, come e quale sono entrate nella influenza, nella testa di questo signore. E non a caso Micco Spataro gioca un ruolo determinante e fondamentale, perché lo leggiamo in tutte le sue righe. Tra l'altro l'attenzione maggiore va su questo quadretto, no? In cui la Buonaventura, questo augurio rilasciato da una metà megera e metà viandante a questa giovane coppia, e mai come in questi tempi la Buonaventura va augurata al contesto sociale odierno in cui viviamo oggi 2015, no? E quindi questo pensare in un certo modo, questo ricevere e passare con una versatilità e una plasticità da figure di sapore espressamente napoletano, di influenza caravaggesca, a figure fiamminghe, piccole, alte, non più di quattro dita, molte scene in una sola scena. Questa rappresentazione della fiera nella piazza del Carmine nostra importantissima, perché mostra che cos'era e chi era e tra le mani di chi era la pittura napoletana. È il motivo per cui il dottor Fienga e la curatrice della mostra, la dottoressa Farina, hanno voluto a contorno, sembra una sproporzione disarmonica, siamo in una sala in cui 3-4 sono i grandi quadri di Micco Spadaro e uno di... ma fanno da supporto a comprendere l'uso dei personaggi in un certo modo, che nel panorama non appaiono solo come accroccage, vale a dire scala di dimensioni. È un personaggio tutto a se stessa che svolge una scena, una sua funzione, come anche il lago delle barche, questo aspetto naturalistico a cui dà tanta importanza, lo scoglione di tufo che ritroviamo in tante cose. Quindi ci stavate dicendo, il Filangieri si è messo a disposizione, assolutamente, nonostante le sue vicissitudini, certo, perché chiuso proprio ieri sabato 5 dicembre 2015 ha avuto una serie di progetti per la prossima accoglienza e per porsi al pubblico. Ma ritornando al crowdfunding, importantissimo, perché io la chiamo la parolina magica, perché non solo risolve un problema economico. In una ultima intervista prima dell'insediamento del direttore del Museo di Capodimonte, Sylvain Bellinger, ci dice che lui svolgerà il suo progetto, il suo programma, mettendo al centro il pubblico. E con il sistema crowdfunding il pubblico è al centro, si sente autorizzato a vedere la mostra, la prima, la seconda e la terza mostra. Sì, è vero? Infatti questa è proprio la forza. Quindi è mettere al centro prima il pubblico, poi se il pubblico riesce a racimolare 30.000 o 300.000 euro, noi facciamo queste cose o queste altre. Perché noi queste cose le facciamo per il pubblico, le facciamo per la gente, non solamente per vedercele fra noi quattro addetti ai lavori, no? Questo è un modo, se vuoi, nuovo, come dicevi tu, forse non tanto nuovo, perché dal Medioevo si è sempre fatto così. È un modo per mettere in contatto finalmente la cultura, l'arte e il grande pubblico in una maniera, se vuoi, anche più sana, no? Vera. Perché non era possibile fino a qualche anno fa, che la sovrintendenza, considerate che nei regolamenti interni di ognuno dei musei addirittura lo spostare il quadro da una sala all'altra necessita di un registro di apporto, altrimenti si verificano delle situazioni di scomparsa. È stato spostato nell'altra sala, poi si avvicina alla porta d'ingresso e poi prende il volo per musei dall'altro lato dell'Atlantico o dall'altro lato delle Alpi in linea di massima. Noi non ci stanchiamo mai di complimentarci, anche perché noto nella vostra saggia umiltà, ecco, è una mostra sul giovane Salvator Rosa che non era mai stata fatta, serve anche a comprendere il personaggio, quindi è per il pubblico e nello stesso tempo vicendevolmente, certo, diciamo, è una mostra di studio, è una mostra soprattutto prevalentemente di studio. Qualcheduno dei visitatori ci ha fatto notare, ma la grandezza, la cosa
è una piccola ciliegia in cui mantiene le armonie della grandezza del museo. Non è il Correale, non è il Capodimonte che può aprire le porte e accogliere immediatamente 12.000 persone spendendole per le sue sale. Il Correale è un museo, tra virgolette, di provincia, anche se non esiste più la provincia, che riesce a ottemperare a un flusso continuo e costante di visitatori che amano conoscere. Ah, che poi comunque tutto sommato sono una quarantina di opere, quindi è una mostra piccola, ma poi alla fine neanche tanto piccola. Insomma. Antonello da Messina alle scuderie del Quirinale ne erano 21, con dei vari supporti si arrivava a Tama, non, e questa è la dimensione giusta, corretta e per essere compresa. Sì. Abbiamo parlato di ultimo atto, ma in maniera erronea, dottor Fink, perché ce ne sarà un altro prossimamente. Ce ne sarà un altro importantissimo, ovvero la pubblicazione del catalogo di questa mostra. Che stiamo aspettando. Ardentemente, perché ovviamente è stato un catalogo complesso nella sua preparazione, perché le scoperte sono state davvero tante all'interno di questa mostra, quindi... La dottoressa Farina si è dedicata a noi visitatori con ampio spazio e respiro, ci ha raccontato, ma noi vogliamo sempre di più e quindi aspettiamo. Tra l'altro, come Positano News, non potete non concederci un piccolo stralcio in anteprima da pubblicare qualche scheda da dare il piacere di avere questa anteprima. Esatto. Quindi diciamo che il catalogo entro Natale dovrebbe essere. Entro Natale già sarà una strena natalizia. Esatto. I nostri auguri ce li daremo con il catalogo tra Natale. Grazie della pazienza come grazie sempre a voi. E che possiate sempre volare più in alto. Grazie.